Buongiorno a tutti e buona domenica. Eccoci alla solita analisi ciclica evoluta settimanale su due mercati, DAX e FTSE MIB. Se vi siete persi quella su Standard & Poor's 500, dateci un'occhiata perché è interessante, comunque vi racconta di che cosa sta succedendo, ma facciamo un breve riassunto. Su S&P 500, il 30 e il 31 luglio siamo saliti. Su DAX e su FTSE MIB direi decisamente di no, anzi su FTSE MIB siamo precipitati giù e abbiamo continuato ad aggiornare i minimi. Da qui la mia prudenza prima di provare un long. Allora, dove eravamo rimasti venerdì? Venerdì eravamo rimasti che dovevamo capire se il nostro decimo timone 3 aveva voglia di essere partito appunto da qui e aver chiuso 22 barre, e direi che ormai, anche se non è bellissimo, lo facciamo partire dall'11 perché ci sono comunque le condizioni per. Avrei preferito sinceramente farlo partire dall'altra parte, ma così è, proprio per la forma ciclica. E successivamente bisognava capire se voleva partire un nuovo T-3 e quindi dar vita anche a un settimanale, oppure se sarebbe partito semplicemente l'undicesimo T-3 vincolato a ribasso per la chiusura del T+1 e T+2 stesso. E vediamo un po', siamo arrivati a 37 barre, non abbiamo ancora risolto il nostro enigma, anche se nella realtà dei fatti, guardate che furbi che sono stati, hanno dato una bella spinta al rialzo, si sono scontrati con la media mobile a 50 periodi che continua a essere in death cross da tempo. Successivamente sono scesi, poi sono risaliti, hanno fatto una bella zona di lateralità qua per un po' di ore. Successivamente divergenza ribassista, esattamente come prima, ma questa la tolgo perché non ci serve più. E che cosa è successo? Siamo precipitati nel pomeriggio. Dato che non amo molto operare nel pomeriggio, non sono andato a fare nessun genere di trade, ahimè, e anche perché sarei comunque entrato, in realtà magari qui sotto i 12.415, ma non ci sarebbe stato il tempo ciclico per farlo, perché abbiamo superato le 20 barre, le abbiamo superate qui. Quando ci si aspettava che sarebbero andati a chiudere a 21.22 con questa candela rossa, invece hanno sparato su. E hanno fatto una cosa veramente divertente, perché anche in questo caso, siamo andati in violazione di questo swing a 12.499 e l'abbiamo fatto qua, non sono seguiti i volumi e boom, siamo crollati. Siamo crollati andandoci anche a chiudere il piccolo gap up che c'era stato il 31 di luglio, per cui, divertente, sono stati come nelle scorse puntate, simpaticissimi, violazione di swing e ribasso, quindi finta rialzo, non seguita da volumi. Esattamente come illustrato nell'ECA, e non lo faccio quindi più lunga, nella parte didattica, nel video didattico della scorsa, di questa settimana, voglio dire, della fine di questa settimana, vedete che continuano a fare questo genere di scherzi, ma noi non ci caschiamo perché non entriamo per due motivi. Uno, è venerdì pomeriggio statisticamente più difficile fare dei validi trade per un discorso di volumetrica. Seconda, non ci vogliamo cascare più e non ci siamo cascati la prima volta, non ci cascheremo certo la terza volta, la quarta volta che lo fanno, ok? La tendenza, la controtendenza in questo momento è al ribasso, per cui prima di farmi entrare long su uno di questi movimenti ci va un pochino di tempo. Anche perché? Perché nella realtà dei fatti, se passiamo al grafico a candele giornaliere, dove qui appunto abbiamo avuto ribasso, fortissimo ribasso, abbiamo avuto una candela rossa. Quella che è seguita e che non ha aggiornato i minimi, come invece è successo per il FTSE MIB, che ha la forza relativa minore di tutti e tre gli indici che stiamo osservando, qui su DAX siamo rimasti sopra questo minimo a 12.253, ma nulla vieta che in realtà lunedì in apertura non si vada sopra la media mobile attorno appunto ai 12.313 in questa zona qua. Perché? Perché c'è tempo.
Abbiamo che il nostro secondo T più 1 è arrivato a 16 barre, può arrivare al massimo a 21, quindi 5 giorni. Però, stesso discorso fatto su SPX, su Standard & Poor's 500, dato che il secondo T del T più 1 è il secondo settimanale, il bisettimanale è partito qua, e siamo arrivati a 10 barre, ed è possibile che quasi sia chiuso, in realtà al massimo avremo lunedì per fare un minimo e poi provare un rimbalzo effettivo. Massimo come durata. Non includo come al solito nuovi accordi e tutto il resto, ok? Non ve la sto a fare lunga, anche se, attenzione, in chiusura di un T più 2 mensile, 35 barre su massimo 43, un raccordo di 3 gradi inferiori, ovvero un T meno 1, purtroppo può starci. Ovvero può starci una bella finta che spazzi via i long e poi si rimetta in posizione di tendenza, ovvero a salire. Quindi fate estremamente attenzione, anche per un altro fatto importante. Qui, come chiusura, abbiamo perso la media mobile a 50 periodi. Siamo andati sotto, abbiamo fatto la chiusura sotto. Non è bello come segnale. Si può riprendere tranquillamente. Infatti mi aspetto che, a parte le cose che vi ho appena detto, che possono tranquillamente succedere tra un T più 2, un T più 2, un mensile e un altro mensile, si riparta verso l'alto quanto prima. Rendiamoci però anche conto di una cosa, e faccio tutto in temporale qui insieme a voi. Con questa chiusura qua abbiamo avuto che il secondo T più 1, nato sul minimo a 12.416, è chiusosi a 12.253, è diventato ribassista. Totalmente ribassista. Ok? Per cui l'abbiamo di questo colore qua. E ha più che chiuso il nostro T più 2 mensile, che peraltro è arrivato appunto a 35 giorni su massimo 43. Ha chiuso bene, ok? Qui, come al solito, bisognerà sempre considerare dove vogliamo andare a chiudere i nostri cicli, ok? Perché fino a qua abbiamo una durata trimestrale oltre il minimo. Qua invece vediamo un attimino. Qui siamo a 92 barre. Dunque facciamo un calcoletto: 43 più 43 fa 86. Siamo oltre il tempo ciclico di un T più 3. Quindi il nostro T più 3 torna a essere confermato come partenza qua. Facciamo un'altra considerazione interessante, sempre su DAX, e che potete rifare tranquillamente su FTSE MIB. Se siamo partiti da questo minimo e siamo arrivati a questo massimo, situazione che si è differenziata parecchio negli ultimi 2 giorni dagli Stati Uniti, qui siamo andati a toccare un 61% di ritracciamento, un 61% di discesa rispetto ai massimi. Fortina come discesa già, eh? Non implica che il nostro T più 2 sia un ciclo ribassista assolutamente, neanche neutro, perché dovrebbe andare sotto il 75% di ritracciamento, arrivare magari a 78,6. Però certo, di forza ne ha persa parecchia nella strada e andando a chiudere. Per cui facciamo anche attenzione a questi dettagli. Perché se già sul primo T più 2 mensile del secondo T più 3 trimestrale iniziamo a perdere molta forza, bisognerà vedere cosa facciamo sul secondo. E questo perché? Perché se andiamo a vedere l'inverso, che è la chiave in questo caso del tutto, come avete visto, io vi ho fatto notare che abbiamo avuto un primo T più 2, un secondo, un terzo, siamo al quarto T più 2 inverso. Mettiamolo così, che così è più facile ricordarselo. Quarto T più 2 inverso. Possiamo togliere il punto di domanda perché così è. Ok. Come dividiamo il nostro T più 3 partito da questo massimo, T più 3 inverso? Il nostro T più 3 inverso sarà stato questo
fatto con un minimo, veramente a pochissimo, a 48 bar, che è pochissimo per un tipitore inverso. Oppure effettivamente, come avevo segnalato in precedenza, sarà andato a 74, una durata un po' più decente per un tipitore. Perché nel caso bisogna ricordarsi che se da qui è partito anche il nuovo TP3 inverso, nonostante tutto questo ritracciamento, forte, ripeto, forte, ma se da qui è partito il nostro nuovo TP3, a questo punto è già vincolato al ribasso e quindi al rialzo di indice. E questo significherebbe prosecuzione del rialzo nonostante tutto, esattamente come per gli Stati Uniti. Faccio soltanto notare che a volte, raramente mi è successo, avendo 30 barre qui, avendo quindi un T più 2 inverso, questa roba qua poi si sia rivelata un raccordo. E che poi effettivamente il secondo TP3 inverso sia partito da qui. È una cosa che mi è venuta in mente riguardando il grafico, ok? Mettetela in una parte remota del cervello, ricordatevela, la centratura ufficiale per ora continua ad essere questa qua. Nuovo TP3 inverso, ovvero secondo TP3 inverso, facciamolo così, è un po' più semplice, con un primo a tre tempi, a tre T più 2 inversi. Successivamente questo già vincolato al ribasso, quindi rialzo di indice. Quindi anche se c'è stato un ritracciamento forte su questo inizio di T più 3 di indice, dovremmo continuare ad aggiornare massimo. Ma c'è questa incognita, ok? Anche perché se qui abbiamo avuto in realtà a 104 giorni invece appunto un semestrale inverso, un T più 4 inverso completo, che si è chiuso su questo massimo, cade tutto il discorso del vincolo. E da qui per far partire un nuovo T più 4 inverso, un nuovo semestrale inverso, di cosa abbiamo bisogno? Che non si violi questo massimo, che non ci siano massimi superiori a questo swing assoluto a 13.313 per almeno un sottociclo di 2 gradi inferiore al T più 4 stesso. Un mensile inverso a rialzo o anche laterale. Quindi ancora spinta al ribasso. Ok, una bella spinta al ribasso. Per cui, anche se la forma ci direbbe che sarebbe stato, che sarebbe bello avere già un T più 3 inverso, dopo queste due candele, a me il dubbio sta venendo, perché come vi ho fatto vedere, non siamo assolutamente nella situazione degli Stati Uniti. Non c'è proprio alcuna, cioè non c'è proprio qui, è partito da qua, da questo massimo, il secondo TP3 inverso. È partito l'8 di giugno. Qui da noi, io non sono più tanto sicuro che l'8 di giugno sia partito un secondo TP3 inverso. E se invece fossimo andati a chiudere qua il secondo TP3 inverso, in realtà partito qui. Come detto, da qui dovrebbe partire un semestrale inverso. Vedete, i cicli sono fantastici. La ciclica voluta è ancora più fantastica perché tiene conto di GAN, volumi e tantissime altre cose. E soprattutto ci permette di evitare di prendere cantonate quando anche le divergenze vengono annullate. Ma ci costringe a fare tantissime riflessioni sulle durate, perché ci sono durate minime, medie e massime. Per cui, dato che non sono un indovino, ma sono un analista del mercato, un analista quantitativo che tiene poco in considerazione
Le informazioni sono un disturbo sostanzialmente per me, sono un acuirsi di un movimento piuttosto che non. Peraltro fa ridere perché quando la Fed ha deciso di tenere i tassi fermi e di continuare a buttare dentro mercati di liquidità, gli Stati Uniti sono saliti e noi siamo sprofondati. Che è successo? Abbiamo avuto oltretutto dei dati contrastanti negli scorsi giorni, alcuni buoni e alcuni cattivi. Per cui avrei dovuto dire, ok, continueremo come abbiamo fatto per tutto il resto del periodo praticamente a seguire gli Stati Uniti. Invece no, queste due ultime candele ci hanno staccato tanto, anche se non sembra, o agli occhi di una persona poco esperta non sembrerebbe, ma hanno cambiato tantissimo la situazione rispetto agli Stati Uniti per noi. Perché da qui può essere partito, può essere in partenza un T più 4 inverso con forte spinta al ribasso. Tentativo di risalita per far partire un secondo T più 2 mensile o alto, quindi proveremo eventualmente a ritornare appunto sui massimi, poi bisogna vedere se c'è spinta, perché se non ci sarà spinta il rischio è quello che vi dicevo. Ok? Comunque, sostanzialmente, per la prossima settimana mi aspetto che finito il nostro T più 1 e anche T più 2 mensile, che è ormai in chiusura, ok? Ci sia spinta per ritornare innanzitutto attorno ai 12.008 e poi vedere se si riesce anche ad andare a chiudere questo gap, ok? Altro non posso dirvi in questo momento perché non vedo ancora l'apertura di lunedì e alcune altre cose. Ma tendenzialmente qualsiasi analista anche ciclico normale vi dirà che chiuso un T più 2 partirà un secondo T più 2, un secondo mensile. Oppure appunto sempre il solito raccordo che ci può stare su cicli di questa grandezza. Spostiamoci sul FTSE MIB. FTSE MIB appunto ancora diverso dal DAX. Guardate, sul DAX abbiamo chiuso con un minimo non inferiore a questo minimo. E quindi stiamo aspettando di capire se siamo all'undicesimo, se questo sarà l'undicesimo T-3, lo capiremo lunedì in apertura. Su FTSE MIB, dove la forza relativa è ancora più bassa. Porca miseria, siamo andati a farcelo tranquilli. Il nostro decimo, peraltro, T-3. Per cui abbiamo già la tranquillità di poter dire che qui non si sfugge. Da qui ci può essere un rimbalzo, se ne avranno la voglia. Vi faccio però notare un'altra cosa, che se guardiamo a livello di divergenze, guardate, è sempre divertente farlo. Cancelliamo le vecchie e mettiamoci le nuove. Minimi decrescenti e minimi crescenti, quindi inversione rialzista. Qui è possibile che un'inversione ci sia perché abbiamo effettivamente chiuso con tutti i crismi un settimanale. Dopo, peraltro, di nuovo, anche in questo caso, aver violato uno swing valido per far partire un T-3. Spinta, impattato la media mobile a 50 periodi e provato a superarla in tutti i modi, ma niente, fino a questa candela in cui poi per un po' siamo andati su. Abbiamo dato anche qui l'idea di voler salire, perché questo massimo a 19.491 è stato violato con un 495 e uno avrebbe detto, bene, ok, regola dell'Akumo mi va a finire come target qua, quindi mi faccio una scalpata longa e sono a posto, superamento dello swing, niente più volumi, boom, anche qui schianto. Venerdì pomeriggio si aprono trade, se non si è molto esperti, o se non si conosce la volumetrica, oppure se si vuole vivere tranquilli almeno fino a lunedì, a voi la decisione. Qui siamo scesi dai 19.500 ai 19.100, sono 400 punti. Se avete provato ad aprire un long qui, vi siete fatti tanto male successivamente, e siamo andati peraltro a chiudere il gap up aperto proprio il 31 di luglio. Il grafico a candele giornaliere, infatti, ci riporta che questo minimo a 19.116 è stato superato da questo
a 19.085, siamo andati ancora più in giù. Qui abbiamo peraltro un'altra divergenza rialzista e sono due, questa con una minota, tra virgolette, valenza nel breve, ma comunque interessante. Attenzione al fatto che ce l'avevamo anche prima, presa da altri punti, da qua a qua, l'avevamo di rimbalzo e invece siamo andati a farci una bella candela rossa. Qui a che punto siamo, peraltro? Siamo appunto che da qui di indice Sereni sappiamo che è partito il secondo T più 3, ovvero il secondo trimestrale che è arrivato a 35 barre e quindi sta andando in chiusura, anche in questo caso di un T più 2, di un ciclo mensile, il primo T più 2. Oltretutto siamo arrivati, abbiamo purtroppo perso la media mobile a 50 periodi, questa qua in rosso. Ci siamo avvicinati tanto a livello superiore dell'Akumo, per cui questo potrebbe darci un altro elemento che potrebbe darci rimbalzo per lunedì. Ok? Qui ce lo dà anche perché siamo già arrivati a una durata media di T più 1 e perché siamo già arrivati oltre la durata media di T più 2 mensile. Per cui ci potrebbe stare anche in questo caso il ritornare prima sulla media mobile a 50 periodi e poi provare a romperla, come detto, per la partenza del secondo T più 2 mensile, sempre con l'avvertenza di fare attenzione ai raccordi e alle finte, ok? Sempre quando ci sono gradi di questo tipo. Quindi un T-1 per i primi 3 giorni, 2 giorni della prossima settimana fate estrema attenzione. L'inverso in questo caso, la centratura è molto più comoda rispetto al DAX. E teoricamente sembrerebbe di essere in una situazione molto simile, ovvero da questo massimo è partito con 75 barre il primo T più 3 inverso, il primo trimestrale inverso, fatto a tre tempi, 1, 2, 3. Successivamente da qui è partito già, perché il tempo c'è, teoricamente il secondo T più 3 inverso, che però sta durando un T più 2, che teoricamente si sarebbe di nuovo già vincolato a ribasso di inverso e quindi a rialzo di indice. Però qui abbiamo avuto una forte digressione. In questo caso, se andiamo a prenderci di quanto siamo scesi, no, qui che succede? Aspetta un attimo, ho sbagliato. Se qui andiamo a prenderci il ritracciamento di Fibonacci, di nuovo, strumento semplice che tutti possono utilizzare, se non avete determinate altre cose potete utilizzare queste, e qui siamo arrivati invece purtroppo attorno a uno 0,78%, a un 78,6% di ritracciamento, è tanto. Questo non è più un ciclo rialzista, è quantomeno un ciclo neutro. Ha perso tanta forza rispetto al passato, per cui il problema è che bisogna fare attenzione quando ci sono ritracciamenti così forti. Ritorno alla scala di prima. Anche in questo caso, anzi, in questo caso è più semplice vedere che qui è possibile appunto che sia partito il secondo T più 3 per tutti i motivi che sapete, dati dalle regole base dell'analisi ciclica. Il discorso è che questa spinta forte pone, come al solito, dei dubbi esattamente come su DAX. Anche se qui la centratura è più semplice. 8 giugno, partenza dell'eventuale T più 3 inverso. Se andiamo su DAX, come vedete, l'8 giugno ci dà l'eventuale partenza del secondo T più 3 inverso, che potrebbe essere effettivamente anche partito da qui. Ok? E che ha avuto tanta spinta in questa parte a ribasso. Qui meno. Il basso l'inverso, ok. Per cui, tirando le somme anche sul FTSE MIB, anche in questo caso mi attendo entro l'undicesimo giorno, e siamo arrivati a 10, eccolo qua l'errore, lo sapevo che dovevo ricontrollare, ovvero da lunedì in avanti risalita, con l'attenzione dell'avvertenza della lingua di Bayer, ok. Anche perché qui siamo arrivati appunto a 16 barre, per cui iniziamo già ad essere a un periodo medio di durata del T più 1 e anche il T più 2 mensile tranquillamente è già arrivato oltre la durata media. Per cui da lunedì in avanti si potrebbe provare a salire fino
ai 19.850, 865 e successivamente vedere se riusciremo a recuperare questo gap down del 24 di luglio. Ma attenzione, perché come detto ci sono tanti punti critici ancora da valutare. Vediamo se la divergenza ci spingerà verso l'alto, almeno per un T settimanale. Condizione minima per la partenza di un TP2. Se inizieremo a cedere troppo da mercoledì in avanti o da martedì in avanti, anzi già da martedì in avanti, attenzione alle finte, ok? Vi ringrazio per l'ascolto e, come al solito, chi decide di spendere più tempo con me, di investire nella propria formazione, sull'analisi ciclica evoluta, queste cose, bene o male, le ha già lette durante la settimana, le sta vedendo durante la settimana, me le segnala anche durante la settimana. Okay, perché si ragiona sulle potenziali e possibili centrature alternative a quella che ho. Per cui, oltre a ricevere formazione, e ho due gruppi Facebook, uno gratuito dove si possono anche fare tante domande, l'altro per chi sceglie di investire appunto su se stesso a livello di formazione. In questo caso, le persone hanno ancora di più il tatto, non soltanto del momento, ma anche di ciò che sta per succedere eventualmente a mercato. E sapendo già dove passano gli swing per il controllo, e sapendo ormai che oltre allo swing ci deve essere volume, se no è una finta, si può soltanto continuare a fare trading gain. Venerdì ne abbiamo fatti, o era giovedì che ne abbiamo fatti due. No, giovedì ne abbiamo fatti due, ok. Si può soltanto appunto o astenersi da fare trading oppure guadagnare bene e perdere poco. Poche operazioni vanno in perdita con la ciclica voluta. Però non è tanto il perdere o guadagnare durante il gruppo che è essenziale, per carità, altrimenti non sarei riuscito a raggiungere in pochi mesi 704, oltre 700 follower. Non mi piace molto il termine perché preferisco gruppo di lavoro, eventualmente, trader, gruppo di trader che co si coordina per ottenere guadagni, ok? Follower è una parola brutta, non mi piace sinceramente, non ho follower. Ho persone interessate a capire cosa possono ottenere dalla ciclica evoluta. In questo caso, l'investimento è arricchente sotto tutti i punti di vista, perché si capisce come si muovono i mercati, non ci si fa fregare da nessuno, si prende in mano la propria vita decidendo quali sono i propri obiettivi e pagando prezzi di scelte sbagliate, si evita di dare la colpa a qualcuno, di paragonarsi agli altri quando non si hanno le competenze per farlo, si evita la polemica e si è costruttivi. Se vi rispecchiate in questa descrizione, valutate anche soltanto una prova. Se invece volete fare carta da parati o i polemici, fantastico, però suggerisco la polemica di continuare a tenerla su TradingView dove sono eccezionali in questo caso e dove poi ogni tanto magari viene data una pulita, ok? Lì ci sono tante persone estremamente in gamba a fare polemica, ma meno in gamba poi a copiare anche il discorso di cicli piuttosto che fare analisi con una certa autorevolezza. Fortunatamente c'è anche qualcuno in gamba, ma sono purtroppo pochi, almeno per quanto riguarda il discorso degli indici, non seguo mai molto currencies o altro. Vi lascio con un ultimo spunto, anche perché siamo già andati tanto su come minutaggio. Una persona del gruppo estremamente esiguo di trader con cui mi relaziono al di fuori dei social, o tramite WhatsApp o telefono, mi ha segnalato di dare un'occhiata al cambio euro-dollaro. Come sapete, non amo il Forex perché non amo prendere rischi non necessari, ma mi ha segnalato che si può valutare eventualmente un long di medio-lungo periodo. Adesso vedrò sul tempo di farmi un'analisi sul cross euro-dollaro, ci daremo eventualmente un'occhiata insieme, lo faremo magari insieme con i cicli, e poi valuteremo il da farsi, anche perché in passato
È vero che determinate, magari tra virgolette, dritte, ok, arrivavano da persone assolutamente incapaci di intendere di volere a livello di trading e altro. E quindi mi sono bruciato anche con delle stupidaggini e avrei potuto invece sfruttare determinate altre, ma non ho mai amato rischi tipo l'insider trading o altro. Ecco perché mi occupo di indici e non di singole azioni. Okay? È un altro dei tanti motivi per cui ha più senso fare trading sugli indici. Però, dato che il mio amico è in gamba, okay, questo trader è in gamba e utilizza Gun, una bella occhiata voglio andarcela a dare e vedrò se riuscirò ad avere il tempo per farlo con voi. Fate la vostra scelta. Che cosa volete? Qual è il vostro obiettivo? Perché state ascoltando questa analisi? Se non avete chiaro un obiettivo, esattamente come nel trading, anche nella vita, non farete molta strada. Deve essere un obiettivo chiaro e raggiungibile. E per raggiungerlo bisogna mettere in atto una strategia. Altra cosa interessante, con cui vi lascio. Se il vostro gruppo dei pari, le persone che frequentate di più, è un gruppo di persone che non combinano niente nella vita, ricordatevi che voi rischierete di essere una persona che non combina niente nella vita. Se invece vi circondate di persone in gamba, che provano nei fatti, non a chiacchiere, la loro competenza, rischierete anche voi di diventare persone ancora più in gamba di quelle che magari già siete. Per cui, perché ascoltare queste analisi? Per dare delle informazioni di valore, non per fare polemiche. Non serve a niente la polemica, soprattutto se fatta da persone non autorevoli, per parlare di ciclica evoluta, non in gamba nel trading, con scarsi risultati o risultati estremamente altalenanti. Fate la vostra scelta. Qual è il vostro obiettivo? Cosa volete? Se volete crescere, continuate ad ascoltare queste analisi. Se volete fare polemica, vi saluto in anticipo. Buona giornata a tutti.